Ciao amici di Saporini, oggi prepariamo insieme una ricetta dell'estate, il riso con le cozze. Iniziamo! Per prima cosa puliamo le cozze, sgoccioliamole e le mettiamo sul fuoco in una larga padella, a fiamma alta e a recipiente coperto. Ogni tanto scuotiamo la padella e quando le cozze saranno aperte, sgusciamole e filtriamo il liquido di cottura raccogliendolo in una ciotola. Sbollentiamo i pomodori per pochi secondi, li priviamo della pelle e dei semi e li frulliamo. Sbucciamo gli spicchi d'aglio, li schiacciamo leggermente e li facciamo soffriggere leggermente in una casseruola con l'olio. Quando saranno appena dorati, mettiamo nella stessa casseruola i pomodori frullati e il liquido delle cozze. Poi togliamo gli spicchi d'aglio, aggiungiamo le cozze e facciamo cuocere per altri 20 minuti. Lessiamo il riso in abbondante acqua salata e lo scoliamo a metà cottura. Lo versiamo nella padella con i pomodori, uniamo due mestoli di acqua bollente e portiamo a cottura. Spegniamo la fiamma, mescoliamo con cura e serviamo subito. Questo piatto ricorda proprio l'estate, il mare, il sole e le belle giornate spensierate. Se vi è piaciuta la ricetta, fatemelo sapere con un like o con un commento. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!